Il programma che state per vedere contiene linguaggio volgare e riferimenti sessuali espliciti. Voglio giocare a biliardo! A biliardo? Va bene. Io e Gus siamo interessati a Katrina, ma sono sicuro che se ci mettiamo a ballare avrò io la meglio, perché ho le mie scarpe da ballo. Insomma, dai, non c'è storia. Sei il peggior ballerino di tutti i tempi. Ma che dici? Chi sta vincendo, Jeremiah o Gus? Jeremiah. Bel colpo! Mi hai aiutato tu. Mi piace stare con Katrina. Non riesco a toglierle gli occhi di dosso. Sto provando a guardare da un'altra parte, ma non ce la faccio. Sì, potrebbe essere la mia futura moglie. Tra poco sarò ubriaca. Mi bastano due drink e a quel punto dovrete incatenarmi in casa, perché... Sei maggiorenne e vaccinata. No, è che mi eccito da morire. Non mi sembra una cosa brutta. Cosa ne dici di Katrina? È fantastica. Lo sì, penso confermo. Davvero. Vedi che ho un dente scheggiato. È successo perché ero troppo arrapata. Ma non è una cosa brutta, te l'ho già detto. Quella volta non avevo nessuno da portarmi a letto e ho scheggiato il dente. Stasera hai tante opzioni. Sto usando tutte le mie tecniche per conquistarla. Jeremiah avrà anche le braccia più grosse, ma sono i capelli che contano. Devo Il bagno è fuori servizio. È chiuso. Mi scappa forte. Devi andare in quello degli uomini. L'orinatoio. Non me ne frega un c***o. Courtney la potrebbe fare ovunque. Il mondo è la sua lettiera. Portatemi la carta igienica. Sono emozionata. Non l'avevo mai fatto in un orinatoio. La posso fare ovunque. Nel giardino di qualcuno, in un bidone della spazzatura. Se mi scappa, devo farla subito. Questa ragazza I sogni si sono avverati.